contro i vecchi stereotipi sui napoletani nasce un'anagrafe sul web. Vi sentite napoletani o partenopei? Scopritelo nel prossimo servizio. Un'anagrafe alternativa con tanto di carta d'identità per i partenopei che non si riconoscono nei vecchi stereotipi sui napoletani. Potrebbe sembrare un gioco di parole, ma non lo è. Si tratta di un'iniziativa realizzata da Claudio Agrelli, pubblicitario napoletano, pardon, partenopeo, che ha lanciato online un'idea per riunire tutti i cittadini che hanno rispetto per il bene comune e sono contro ogni forma di volgarità, malcostume e prevaricazione. Non si tratta di un'associazione, né tantomeno un partito. Città di Partenope è un movimento morale che ha nella rete www.cittadipartenope.it una sponda per raccogliere denunce da parte della cittadinanza, lanciare petizioni e battaglie di civiltà. In pratica una specie di second life virtuale per chi non si individua con i soliti cliché su chi vive nel golfo più bello del mondo. I napoletani parcheggiano in doppia fila, vanno in moto senza casco e non fanno la raccolta differenziata. La Napoli etica di Claudio Agrelli si chiama Partenope. Qualsiasi cittadino napoletano può diventare partenopeo iscrivendosi all'anagrafe sul web, dove riceverà una carta d'identità. Requisiti richiesti: cultura civica, senso della legalità e dello Stato. Il creatore Claudio Agrelli ha fornito i dettagli per poter risiedere nella città ideale nel corso di un incontro con la stampa nella sede dell'agenzia in via Toledo, dove sono intervenute circa 350 persone. Già 180 i cittadini che hanno condiviso il codice etico del movimento, iscrivendosi e ricevendo in cambio la speciale carta d'identità.